Lo spettacolo è stato unico, 1 o 2 giorni di fatica, entusiasmo, agonismo, sana rivalità e tanto divertimento per le atlete e per il pubblico che è rimasto estasiato per le loro evoluzioni. Non ha tradito le attese la prova interregionale di ginnastica ritmica organizzata dal CSI con la fondamentale collaborazione dell'Accusio Ginnastica e il patrocinio del Comune di Omegna. Quasi 300 le atlete che si sono cimentate nelle varie specialità, in rappresentanza di 10 di società di Piemonte e Trentino Alto Adige. L'Accusio Ginnastica ha vinto la classifica per società grazie alle performance alle clavette di Anita Lagostina, Dalila Minacci, Aurora Morelli, Ilaria Ruscelli e Celeste Scaramuzzo. Ma sono stati diversi i successi ed i podi delle portacolori omegnesi. Silvia Trunfio, Arianna Testori e Margherita Vigna, con grinta e determinazione, sono salite sul podio della categoria Tigrotte del livello medium, nonostante fosse la prima esperienza in una competizione per alcune di loro. Per la categoria lieve, invece, ad un soffio dal podio, Nicole Ielpi, seguita dalle compagne Aurora Leone, Marianna Caruso e Celeste Loi. Campionessa assoluta Camilla Romagnoli, che ha sbaragliato la concorrenza nella categoria junior con degli esercizi eleganti ed espressivi. Per quanto riguarda il livello large, le più piccole hanno fatto incetta di medaglie. Aurora Bogani e Francesca Frosio si sono aggiudicate rispettivamente il primo e il secondo posto nella categoria lupette, alla loro seconda esperienza competitiva, mentre Alice Lisi nella categoria tigrotte è stata la migliore. Nella categoria ragazze, Eleonora Traglio, Gaia Sant'Ambrogio, Azzurra Urcinolo e Giulia Pesenti hanno ottenuto ottimi risultati, presentando esercizi molto complessi alla palla e al nastro. Nella categoria junior, Alice Pidò si è aggiudicata la medaglia di bronzo al nastro, seguita da Letizia Baldioli e Anna Cassina. Nella categoria senior, Elisa Frigerio, terzo posto assoluto e medaglia di bronzo sia alle clavette che alla fune. Prossimo appuntamento a Cameri il 6 e 7 aprile con una prova che qualificherà alla fase nazionale.